Il Sassuolo, partito con ben altre ambizioni, cerca punti preziosi per stare lontano ancora di più dalla zona calda della classifica. Gli abruzzesi annusano odore di playoff e vogliono continuare a salire. Prima di stasera mai le due squadre si erano affrontate in Serie B in Emilia. Formazioni: Sassuolo in campo senza gli squalificati Rea e Paolo Bianco, con Pomini in porta, a presidio della retroguardia Consolini, Piccioni, Rossini e Bocchetti. Nella zona nevralgica del campo Valeri, Magnanelli e De Falco, Quadrini dietro le due punte, Bruno e Catellani. Risponde il Pescara con Pinna, guardia dei pali, difensori del Prete, Giamutene, Mengoni e Peterini. In mezzo al terreno di gioco Soddimo, Tognozzi, Nicco e Bonanni. Verratti a sostegno dell'unico attaccante di ruolo Sansovini. Dirigerà l'incontro Leonardo Baracani di Firenze, riceverà la collaborazione di Franzi e Bianchi, quarto uomo Luca Pairetto. Serata fredda e umida, spettatori 2000 circa. Studio all'Alberto Braglia. Il primo tempo è iniziato da 4 minuti e 30 secondi, il risultato ovviamente è sempre quello di partenza. Squadre che giocano con le seguenti casacche: maglia a strisce verticali nero-verdi, ma attenzione, c'è Sansovini solo davanti al portiere avversario, vale a dire solo davanti a Pomini, e sfiora il vantaggio per il Pescara. Prima grande occasione della partita l'ha costruita la squadra ospite, liberando Sansovini al tiro appena entrato in area, la ottima opposizione da terra di Pomini. Dicevo, la casacca tradizionale verticale nero-verde per il Sassuolo, Pescara in completo giallo, maglia ciclamino per la terna arbitrale. Prime fasi di studio, poi questo sussulto con l'occasione per Sansovini. Sono sempre 0-0 Sassuolo e Pescara, la linea Piacenza. Palla che arriva in area. Il vantaggio del Sassuolo con Piccioni di testa da calcio d'angolo da destra, colpo di testa imparabile per Pinna. Sassuolo 1, Pescara 0, a te la linea. Il Pescara era chiaramente in difficoltà negli ultimi minuti, attaccava con decisione e continuità il Sassuolo, poi un angolo da destra, il colpo di testa di Capitan Piccioni ad anticipare compagni ed avversari, e con il pallone che ha beffato Pinna e si è insaccato all'incrocio dei pali alla destra del portiere del Pescara. Tarda ad arrivare la reazione degli abruzzesi, è sempre il Sassuolo ora a fare la partita anche sulle ali dell'entusiasmo per il vantaggio ottenuto, e dunque Sassuolo che conduce quando siamo arrivati esattamente al 23esimo. Ma attenzione a questa azione del Pescara, non si capiscono i giocatori ospiti, il pallone che sfila in falo di fondo per la rimessa che sarà di Pomini. Dunque dicevo, al 23esimo Sassuolo 1 Pescara 0, la linea torna ad Antonello Brughini a Piacenza. Sassuolo 1 Pescara 0 al 42esimo e 30 secondi, lo stadio è sempre l'Alberto Braglia di Modena. Sassuolo vicinissimo al raddoppio al 36esimo su Mischia nell'area abruzzese, cross da sinistra, Bruno di testa, palla deviata anche da un difensore del Pescara, la traiettoria ha portato il pallone a dirigersi sotto la traversa, portentoso Pinna nel deviare in angolo. Ora cerca il Pescara, ma senza convinzione ancora a portarsi in avanti, il pallone è stato mandato in fallo laterale nel tre quarti campo del Sassuolo. Pescara che batte dal proprio versante di sinistra offensivo il tentativo di colpo di testa, il pallone stavolta che pericolosamente sfiora il montante alla sinistra del portiere Pomini. Dicono quelli del Pescara che c'è stata una deviazione, così è. Il gol del pareggio del Crotone, Khalil di testa su. Sì, grazie. Allora stavamo concludendo, c'è questo calcio d'angolo, Sassuolo 1, Pescara 0, la linea torna a Leonardo Garilli. A Piacenza si. Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori. Scusa, con Corsini, sì. Si è sbloccato ancora il risultato a Modena. Il Sassuolo ha raddoppiato dopo 60 secondi della ripresa con Bruno. Dunque Sassuolo 2, Pescara 0, a te la linea. All'Alberto Braglia di Modena il secondo tempo si gioca da 7 minuti e 30 secondi, il risultato è dunque cambiato, il Sassuolo ha raddoppiato a inizio ripresa esattamente dopo 60 secondi con Bruno, servito da sinistra da Quadrini con un rasoterra, è intervenuto a anticipare i difensori avversari e a mettere in rete. Il primo tempo aveva visto un buon avvio del Pescara con due occasioni capitate sui piedi di Sansovini, poi è stato quasi tutto Sassuolo con l'ottima disposizione tattica impostata dal tecnico
tecnico degli emiliani Gregucci, e così è arrivato al 19esimo il gol di testa di Capitan Piccioni, e in un paio di occasioni i padroni di casa hanno avuto la possibilità di arrivare al raddoppio. Due falli di mano nelle opposte aree di Consolini e Petterini non sono stati sanzionati dall'arbitro Baracani. Le squadre si sono ripresentate in campo con gli stessi 11 con i quali hanno cominciato la partita. Ora Quadrini sbaglia il possibile 3-0 per il Sassuolo che dilaga, mentre da segnalare per il Pescara soltanto una conclusione di Soddimo sull'esterno della rete. Sassuolo 2, Pescara 0, Piacenza. A trazione decisamente anteriore il Pescara dal 23esimo è uscito del Prete, un difensore in campo, un altro attaccante, Magnero. Ora in pratica sono tre le punte effettive con cui sta giocando la squadra abruzzese. Esce poco dalla propria area di rigore il Sassuolo e il Pescara che attacca con decisione. Ora un gran tiro da sinistra che viene deviato in calcio d'angolo dal portiere, il portiere Pomini, ma c'era una irregolarità nell'area di rigore da parte di un giocatore del Pescara, quindi l'arbitro aveva già fermato il gioco. Il tiro era stato del giocatore Sansovini e dunque il pallone viene ora rimesso da calcio di punizione dal portiere Pomini stesso. Sono 26 minuti, Sassuolo 2, Pescara 0, la linea torna a Brughini a Piacenza. Per respirare, perché dopo da molti minuti. 5 minuti di recupero è finita anche al Braglia. Sassuolo batte Pescara 2-0, i gol di Piccioni e Bruno, espulsi Magnanelli Sassuolo e Magnero del Pescara. A te la linea.